Allora, parliamo dei pazienti che si rivolgono per le problematiche che hanno, quali sono e che cosa vengono a chiedere. Il paziente che si rivolge chiaramente è scontento della propria forma. Si va dal paziente che si vede la rughetta, che si può risolvere magari con un filler, semplicemente paziente che vede un po' di ptosi delle guance, che si può risolvere magari con qualche filo di trazione, poi il paziente che vede la tessitura della pelle anomala, perché si può risolvere con un peeling, fino alle perdite della fisionomia giovanile, e quindi le richieste di ricostituzione proprio dell'ovale del viso che si è perso negli anni per la forza di gravità. È ovvio che se noi tiriamo la pelle in questa maniera qua ci rivediamo somiglianti a un bel po' di anni prima, perché la gravità ci porta i tessuti a scendere. Si dice che il collo è il segnale più antipatico dell'età, perché è più difficile da correggere, e anche lì bisogna o agire direttamente sul collo con una sutura del muscolo e delle bande platismatiche o con un lifting vero e proprio. Le mani rappresentano un po' il segno dell'età, una stigmate dell'età che avanza, e lì dobbiamo riempire la scheletrizzazione del dorso delle mani con del grasso e magari con dei peeling o con dei laser correggere le discromie che sono presenti. Per il seno in genere si è scontenti perché si pensa che ci sia una maggior gradevolezza nei confronti del proprio partner. È un po' sbagliato rivolgersi al chirurgo plastico quando si è in crisi col proprio partner, pensando di risolvere il problema chirurgicamente per risolvere poi il problema sociale e affettivo col proprio partner. E poi molte volte non ci si rende conto del che cosa si chiede. Certe volte si esagera, perché persone che hanno già le labbra ben rappresentate vengono a chiedere un aumento delle labbra e non si rendono conto che già hanno una conformazione armonica e gradevole. Come capita spesso che poi vogliono il labbro superiore, ci sono dei luoghi comuni, labbro superiore molto più grande del labbro inferiore, quando l'anatomia artistica ci dice che il labbro inferiore deve essere più abbondante nella sua evidenza esterna del labbro superiore. Però non si sa perché l'immaginario collettivo ci spinge a chiedere l'aumento del labbro superiore. Vengono tante volte per le gambe storte, ma noi non possiamo correggere la struttura globalmente, la struttura ossea e la conformazione. Allora là magari aggiriamo l'ostacolo, come tante volte facciamo, mettendo delle protesi di polpaccio. Un problema a parte che angoscia tante persone in maniera esagerata e che anche là richiede una dose di equilibrio e di buonsenso da parte del chirurgo, è quello del trapianto dei capelli. Entro certi limiti un pochino è normale nell'uomo, cioè non è bello avere il capello da scimmia senza nessuna ondulazione o scavo a livello temporale. E poi bisogna tenere presente che è una cosa che va avanti negli anni, per cui non si può correggere a 20 anni in piena tendenza alla caduta, altrimenti siamo costretti a rimetterci mano subito dopo, perché davanti avremo poi dei capelli vitalissimi e subito dietro, dopo pochi anni, avremo la calvizie, quindi dovremo seguitare a fare interventi su interventi, quindi dobbiamo fare assestare un minimo.